per la loro mancanza di realismo. Allora la parola è al professor Rocco Pezzimenti, a cui abbiamo chiesto di approfondire un tema: il realismo della dottrina sociale della Chiesa contro ogni utopismo. Grazie. Devo dire che una cosa che avrete sentito tutti, credo, la dottrina sociale della Chiesa è stata accusata molto spesso di essere una bella predica, no? Sostanzialmente, un qualcosa di scarsamente incidente nella realtà, in fondo un'utopia, se andiamo a stringere. Io vorrei, in questi pochi minuti che ho a disposizione, cercare di ribaltare un po' la questione, anche perché ultimamente sono uscite una serie di studi di persone insospettabili che vengono anche da culture molto molto diverse, che hanno riconosciuto alla dottrina sociale della Chiesa una sorta di realismo che anni passati invece non gli veniva riconosciuta. Ma il vero problema è un altro. La dottrina sociale della Chiesa nasce e si sviluppa contro proprio le concezioni utopiche. E io vorrei tracciare brevemente 4-5 punti di riferimento che dimostrano quello che sto cercando di dire. Non posso prescindere da Leone XIII, un papa del quale mi devo contenere perché ogni volta che devo parlare ci sarebbero un mare di cose da dire. Ma vorrei dire una cosa. Leone XIII non è che si è svegliato male una mattina e ha pensato di scrivere la Rerum Novarum. La Rerum Novarum di Leone XIII ha una gestazione, se così possiamo dire, lunghissima, di oltre mezzo secolo. Pochi sanno che Leone XIII, giovanissimo, Monsignor Gioacchino Pecci, 33 anni, nominato vescovo, mandato all'annunziatura di Bruxelles nel 43, 1843, si trova in una capitale unica dell'Europa continentale, una capitale liberale con una costituzione cattolico-liberale che accoglie gli esuli di mezzo mondo. E lui lì incontra personalità che vengono dalla Spagna, come Balmes, dall'Italia, come Gioberti, dalla Polonia. E tenete presente che addirittura in quegli anni arrivano a Bruxelles Marx ed Engels, che scriveranno a Bruxelles, proprio in quel periodo di tempo, il manifesto del Partito Comunista. Quindi, voglio dire, è una persona attenta come lui, che ha sempre amato il dialogo, l'incontro, eccetera, aveva presente queste cose. Tra l'altro, era frutto il Belgio di una rivoluzione liberale. Anche questa del liberalismo è una tematica che affronta in un'enciclica precedente. Basterebbe leggere Libertas, che diventerà poi il motto di tutti i movimenti democristiani, no? Chi ha qualche anno si ricorda che sullo scudo crociato c'era scritto Libertas, rifacendosi proprio a questa enciclica. In fondo, se facciamo attenzione e facciamo una rilettura diversa di queste due encicliche, Leone XIII ci dice proprio questo. Noi ci troviamo di fronte ad un'utopia social-comunista e a un'autonomia per certi versi anche liberale, perché attenzione, il liberalismo è un'enciclopedia, eh? C'è di tutto nel liberalismo. C'è il liberalismo conservatore, c'è il liberalismo rivoluzionario, c'è il liberalismo progressista, c'è il liberalismo anarchico che ha avuto anche recentemente non pochi rigurgiti, c'è il liberalismo cattolico. E non è un caso, malgrado la condanna, che il grande tema di fondo anti-utopistico di Leone XIII sia proprio il fatto che queste teorie propongono società perfette, e rifacendosi a Rosmini, noi proponiamo società perfettibili, perché noi non siamo perfetti e la società è frutto di quello che siamo. Questo è, diciamo così, un punto di riferimento inequivocabile
che poi verrà via via ripreso da tutti i pontefici che si sono richiamati per motivazioni diverse. Sor Helen Alford, che ringrazio, insomma, ho avuto un trascorso anch'io all'Angelicum tanti anni fa, ha fatto riferimento a Benedetto XV. Benedetto XV e Benedetto XVI, concluderò con Benedetto XVI, hanno anche loro un riferimento antiutopico. Attenzione, quel discorso che faceva sulla pace e sulla guerra, Benedetto XV, noi europei dovremmo andarlo a rileggere, perché Benedetto XV dice che quella guerra, non solo inutile, comporta la fine dell'eurocentrismo, la fine dell'Europa. Lo dice oltre 100 anni fa, non l'abbiamo ancora imparato, lo dobbiamo recuperare noi europei. Basterebbe vedere come andiamo in ordine sparso a fare tutte le cose che facciamo. Perché? Perché l'Europa inseguiva le utopie. E non mi sto qui a soffermare quelle che poi genereranno autoritarismi e totalitarismi di ogni genere. Discorso ripreso dalla 40° anno di Pio XI. Dovremmo riguardare quell'enciclica anche alla luce di altre scritte, sempre dallo stesso pontefice. Nel 37, nel giro di 5 giorni, condanna nazismo e comunismo. Altre utopie fondate su concetti pagani della superiorità della razza e della lotta di classe, che abbiamo visto dove ci hanno portato. È inutile che mi metto a dilungarmi su argomenti che possiamo constatare tutti. Andiamo oltre. Vi ho detto che devo procedere per flash, perché 10 minuti, mi sono messo l'orologio davanti, li rispetto assolutamente. Popularum progressio. Questa è una tappa fondamentale della dottrina sociale della Chiesa. Secondo me quel discorso della Populorum Progressio viene concluso da Giovanni Paolo II a Puebla. Attenzione, la Populorum Progressio esce nel 67, anno insolito per un'enciclica, ricorreva al martirio di Pietro e Paolo. Paolo VI lo disse in un incontro quando parlò di questa enciclica. Ma viene anche qui questa enciclica in un contesto nel quale montano le utopie. Gli anni 60, lasciamo stare il 68, tra l'altro vorrei ricordarvi che la teologia della liberazione di Gutiérrez esce nel 68, ed è sicuramente di tutte le opere legate alla teologia della liberazione la meno utopica, perché poi ce ne saranno altre molto più spinte. Ah, tra l'altro ringrazio l'Angelicum che mi ha consentito di conoscere, di dialogare e di intervistare proprio qui padre Gutiérrez in una occasione davvero bella. Comunque, dicevo, sono gli anni della decolonizzazione, dell'emancipazione dei popoli. Sono gli anni che frutteranno dopo il 68 e il post-concilio anche l'utopia nella Chiesa. L'utopia della lotta armata, l'utopia delle rivoluzioni, l'utopia della lotta di classe. E ci voleva Giovanni Paolo II, in un memorabile discorso a Puebla, a dire ai padri latinoamericani: io vengo da quel mondo che ha prodotto quello che ha prodotto inseguendo queste utopie. Anche qui un discorso carico di realismo, che verrà ripreso poi in tante altre encicliche scritte da questo pontefice. Ma i pochi attimi che mi restano, 2-3 minuti, li voglio dedicare all'altro Benedetto, Benedetto XVI, non a caso riprende questo nome per la crisi dell'Europa. Tra le tante encicliche anche da lui scritte c'è, come tutti sanno, la Caritas in Veritate. La Caritas in Veritate, anche qui, attenzione, non è un'enciclica un po' come quelle per Leone XIII che nasce dalla sera alla mattina. Io ho fatto un confronto tra questa enciclica e la tesi dottorale di Ratzinger, Chiesa e Popolo di Dio,
nella quale nel primo capitolo Ratzinger se ne esce fuori con una frase di Sant'Agostino poco nota, che dice così: non intratur in veritatem nisi per caritatem. Credo che non ci sia bisogno di tradurre questo latino, no? Molto semplice. Ecco, il vero problema che sta ancora a questo pontefice, innanzitutto è il dramma delle nuove povertà, delle quali siamo vittime anche i paesi ricchi, perché pure nei paesi ricchi ci sono in povertà, i soli, gli abbandonati, i diseredati, anche queste sono forme di povertà. Ma la cosa interessante è che questo pontefice si rapporta al problema della verità, un problema che la filosofia contemporanea ha letteralmente distrutto. Io non voglio parlarvi adesso di questo argomento, perché anche le democrazie senza verità non so con che si rapportano, ma lasciamo stare questa questione. La cosa interessante, lo diceva prima Monsignor Toso, dice: voglio fare un discorso più che cristiano cattolico. Voi sapete che Ratzinger viene da un mondo protestante, no? Nel quale si dice che le opere non salvano. Qui si fa un discorso estremamente sottile nella enciclica. Forse, ripeto, l'ho colto perché ho quella lettura della tesi dottorale. Ma che cosa ci vuole dire il pontefice? A che serve la carità? Serve a farci scoprire la verità. Ecco perché i santi sono le persone che scoprono di più la verità. La verità è un discorso inesauribile, completamente non la possederemo mai. La verità è Cristo e quindi Dio, ma la verità si scopre amando. La parola carità, scusate, posso rubare un minuto per chiudere, la parola carità non si può tradurre con un linguaggio moderno come tutti facciamo con la parola amore. Gli antichi erano più intelligenti di noi. Per parlare d'amore ci avevano più parole. Che vi posso fare? C'è una poesia di Rilussa bellissima che dice: un mucchio di parole belle, l'amore, però su per giù sono sempre quelle. Diciamo sempre le stesse cose. Gli antichi per la parola amore avevano delle specificità. Ecco, pensate come abbiamo rovinato una parola tipo eros, no? Erotico, eccetera. Eros, vi ricordate, la divinità che lancia le frecce, ti colpisce, ti fa perdere la testa. La parola più vicina alla parola eros è la parola eroe. L'eroe chi è? È un matto. Uno che si è impazzito per un'idea al punto di dare la vita, di sacrificarsi. Ecco, la carità si può tradurre con una parola, questo lo dice un grande latinista, con una parola anche questa antica, con la parola gratis. Perché non si capisce altrimenti, è l'amore di Dio, che è l'amore più gratuito che c'è. Ecco, la verità si scopre con questa gratuità, è la grande novità della dottrina sociale della Chiesa, è il dono, è la gratuità. Questo non vuol dire che non si debba fare profitto, eccetera, eccetera. Già Tommaso, lo possiamo dire qui all'Angelicum, diceva: il profitto non è un male in sé. Bisogna vedere che ci fai col profitto. Questo è un altro problema. Ma capite, questa è la carità. Non si compra la carità. Guardate, c'è solo una parola, perlomeno per quello che conosco io, nelle lingue moderne, che se può tradurci in qualche modo. Gli inglesi usano la parola, dico, i francesi usano la parola charme, no? Lo charme. Provate a entrare in un negozio di bellezza. Oggi pure gli uomini ci vanno, quindi. Potete comprare dei prodotti, no? Il belletto, il rossetto, il fondotinta. Ma non potete comprare lo charme. O ce l'avete o non ce l'avete. È la natura che ve lo dà. È gratuito. E questo è il grande problema della dottrina sociale della Chiesa, che ha scoperto una cosa straordinaria. Proprio per questo fa dire a tanti studiosi contemporanei che forse le grandi utopie sono state altre, non è quella della Chiesa. Grazie.